Siamo qui a presentare il nuovo numero di Left, che è in edicola dal 9 novembre. Mostro la copertina perché ha un disegno originale fatto per Left da Gianluca Costantini e che lancia il tema della cover, ma anche della manifestazione del 10 novembre. Sarà una doppia manifestazione, come sappiamo, la mattina contro il DDL Pillon e il pomeriggio contro il decreto Salvini e contro il governo. Noi, Left, tra gli organizzatori della manifestazione, quindi abbiamo voluto partire, Leonardo, introduco subito il primo degli interventi, Leonardo Filippi, che ci racconterà un pochino anche della copertina e soprattutto perché abbiamo pensato insieme di dedicare la copertina a questo tema, dal momento che il DDL e il decreto Salvini è passato in questo momento al Senato e, come abbiamo scritto già molte volte, fin da quando abbiamo anticipato i 9 punti quest'estate del contenuto di questo che sarebbe diventato un decreto, abbiamo segnalato e denunciato con forza il contenuto fortemente xenofobo e fin da il nome stesso, Leonardo, cioè mettere insieme migranti e sicurezza implica immediatamente una criminalizzazione. Certo, sì, una criminalizzazione che noi abbiamo denunciato sin dall'inizio, appunto, sin da quando i primi punti del decreto erano, insomma, stati annunciati, erano stati previsti all'inizio, e abbiamo iniziato a criticarlo, ecco, sin da subito, sia dal punto di vista, diciamo, legislativo, no? Andando a vedere in che modo questi punti di fatto violano trattati internazionali, violano convenzioni, ecco. Il diritto d'asilo, ecco. Che è la Costituzione. Esatto, e anche la Costituzione, esatto. E passiamo a partire lì per fare una critica poi sostanziale proprio all'idea che ci sta dietro a questo decreto, al fatto di in qualche modo parlare di sicurezza, no? Di parlare alla pancia del paese, diciamo, dicendo che questo decreto favorirebbe sicurezza, e quando invece va ad eliminare tutte quelle misure, tutte quelle dispositivi che invece favorivano appunto l'integrazione, un'integrazione la più, diciamo, qualificata poteva avvenire sul territorio italiano. Per esempio il decreto Salvini va a depotenziare lo SPRAR, che, diciamo, con tutti i suoi limiti, però era uno strumento con cui i migranti potevano, i richiedenti asilo potevano veramente integrarsi, accedere a tirocini, formazione e soprattutto trovarsi sul territorio, in realtà non, diciamo, un'accoglienza di massa in casermoni, ma accoglienza diffusa che poteva anche, diciamo, aiutarli poi a costruirsi una vita sul territorio italiano la più, insomma, la più felice, la più integrata possibile. Il decreto Salvini va a demolire tutti questi baluardi e, diciamo, in una specie di combinato disposto, il decreto Pillon attacca un po' l'altro nemico di questo governo, cioè da un lato i migranti e da un altro le donne e i bambini. E appunto abbiamo nello sfoglio, parliamo anche del DDL Pillon, e lo facciamo presentando un report di una trentina di associazioni che hanno presentato al Consiglio d'Europa e che fa un po' il bilancio di come lo Stato italiano non applica, non rispetta la Convenzione di Istanbul che sulla violenza contro le donne. E insomma, non vi anticipo troppo del report perché poi lo leggerete nello sfoglio. Comunque, diciamo che questa pagella che queste associazioni danno allo Stato italiano di fatto è una sonora bocciatura. La boccia perché manca formazione del personale sociosanitario che dovrebbe essere istruito a riconoscere la violenza e dunque anche ad agire, no? Di conseguenza ci sono gravi violazioni per quanto riguarda la tutela delle donne disabili che denunciano la violenza. E poi appunto il report parla anche del DDL Pillon, che abbiamo visto fa un attacco senza precedenti alle donne, insomma ai bambini, e in qualche modo arriva persino a prevedere una forma di intimidazione per le donne che vogliono denunciare, perché prevede un meccanismo per cui se la denuncia non arriva a condanna addirittura è previsto un risarcimento danni, insomma delle cose oggettivamente gravi, ecco. Infatti qui alle nostre spalle, oltre che alla copertina nuova, abbiamo un altro numero a casa, andateci voi, che era espressamente dedicato al tema del DDL Pillon, perché, come diceva appunto Leonardo, noi abbiamo cercato non solo di analizzare la legge, ma anche di cercare di capire che tipo di pensiero ci fosse dietro. E quando Leonardo diceva appunto chi attacca i bambini, basta fare un esempio molto semplice: nel caso ci fosse violenza,
nella ricerca di una bigenitorialità perfetta nell'affido, si costringerebbe addirittura il bambino a continuare a incontrare il genitore maltrattante finché non finisce il processo. Quindi basta dire questo per dire appunto l'entità, la portata. Per fortuna per ora è un DDL, però è in discussione, quindi dobbiamo reagire. E quindi i due temi, i migranti da una parte, le donne dall'altra parte, presi di mira entrambi da questo governo che attua politiche fortemente misogene e xenofobe. In questo numero abbiamo uno sfoglio importante dedicato alle donne in vista di un convegno di cui l'EFT è anche partner, organizzato da Alessandra Grimaldi al Teatro Palladium del 9 novembre a partire dalle 16, e quindi siamo molto contenti di ospitare qui con noi per questa chiacchierata di presentazione del numero lo psichiatra e psicoterapeuta Paolo Fiorinastro alla mia destra e oltre Massimo Dorsi, regista e scrittore. Ecco, ci piacerebbe, visto che avete fatto due splendidi interventi su questo numero, che ci raccontaste un po', ci anticipaste un po' i contenuti dei vostri speech a questo convegno, a cui parteciperanno psichiatri, giornalisti, esperti a vario titolo, magistrati, c'è un ampio e importante parterre. Ecco Paolo, cominciamo da qui. Esiste una discussione in atto di fatto tra i sociologi e gli psichiatri, perché c'è una parte della cultura che tutto sommato è recalcitrante rispetto a un'idea di far vedere, mostrare che in realtà se c'è un femminicidio c'è sotto una malattia, una patologia da parte di chi arriva a uccidere una donna. Ecco, nel tuo articolo sull'EFT argomenti bene questo aspetto, sarebbe importante raccontarlo ai nostri lettori, darne un'anticipazione. Sì, devo dire, la lettura degli scritti dei sociologi dà proprio questa immagine. Loro hanno studiato tanto il modo in cui i maggiori quotidiani raccontano queste vicende tragiche, queste vicende di una violenza inaudita, e verrebbe fuori questo quadro di una storia d'amore, un amore romantico animato da forti passioni, e che finché sono positive sono bellissime storie, però a un certo punto queste storie andrebbero in crisi, e andando in crisi le passioni diventano passioni violente, alle quali passioni violente, bisogna dire, contribuisce anche la donna, perché lei partecipa a queste discussioni, a questi litigi, per cui in qualche misura si fa passare l'idea che in qualche forma la donna è colpevole, comunque bisogna attribuire qualche colpa di non aver evitato queste discussioni violente, ma all'apice di queste discussioni violente l'uomo rischia, ahimè, di perdere il controllo. Questa immagine di perdere il controllo vorrebbe dire che l'uomo non premedita quello che fa, prima cosa, e la seconda cosa è, siccome ha perso il controllo, non ha colpe e quindi non sarebbe condannabile. Questa è una visione della realtà che è assolutamente falsa, sia per quanto riguarda l'immagine proprio psicopatologica. Il raptus non esiste, quindi parlare di raptus è qualcosa che è nell'immaginario della persona normale, ma non è nell'immaginario della persona che soffre, e questo soprattutto, secondo me, mistifica il discorso, il fatto di considerarlo non responsabile e non colpevole di quello che avrebbe commesso, e quindi furbo, cioè si fa passare per matto perché così non va in prigione. Questo è tutto, secondo me, una lettura che non corrisponde in nessun modo alla realtà, perché se una persona sta male, questo vuol dire che è una persona che sta fisicamente in condizioni più che dignitose, ma non riesce assolutamente a vivere la vita che invece
ognuno di noi spera di poter vivere, e non ci riesce non perché ha degli impedimenti fuori di sé, ma c'ha degli impedimenti dentro di sé. E gli impedimenti dentro di sé ti impediscono di fare una vita ricca di rapporti sociali, di soddisfazioni lavorative, di soddisfazioni affettive, di realizzazioni affettive. E quindi già di per sé una persona che sta in questa condizione è una persona che soffre. Quindi non lo definirei mai furbo, alcuni fanno soffrire anche gli altri, e sono la maggior parte di quelli che poi finiscono per commettere delitti di questa cattiveria, ma non sono persone che stanno bene fino a quel momento, e quindi usano questa scappatoia per evitare di finire in prigione. Se si commettono questi atti, si è persone mentalmente sofferenti, sempre, comunque, anche se si è lucidi. Inviterei tutti a vedere su Netflix 22 luglio questo film che riporta la storia accaduta in Norvegia il 22 luglio del 2011, in cui un signore che si chiama Breivik è andato su un'isola dove c'era un campus di ragazzi che facevano una sorta di campus politico, e con un mitragliatore e una pistola ne abbatte 68, uno dietro l'altro, ragazzi che scappano nel bosco. Lui è di una precisione nell'organizzare tutto questo assolutamente svizzera, e tutto questo si iscrive all'interno di un delirio schizofrenico, paranoide, per il quale lui sta liberando la prima nazione d'Europa, che è la Norvegia, da questo inquinamento degli immigrati. Quindi questo per dire che è una persona assolutamente lucida, che ammazza 77 persone, 9 a Oslo e 68 sull'isola, ma è una persona gravissimamente disturbata. Che poi l'opinione pubblica si è opposta alla sua diagnosi, perché così poteva andare in galera per 22 anni, questo è un altro discorso, però da un punto di vista psichiatrico è una persona gravissima. Ecco, poi mi interesserebbe molto che tu ci parlassi anche di prevenzione, ma prima passo un attimo a Massimo Dorsi, che oltre a essere regista è anche autore. In particolare mi fa piacere ricordare il tuo romanzo Tempo Imperfetto, in cui questo tema di questo assassini efferati, che spesso inspiegabili, in quel caso lì il tuo romanzo era molto liberamente ispirato al caso di Erika e Omar, ecco. Tu ti sei confrontato quindi con questo tema profondamente da vari punti di vista, come ricercatore e come scrittore e poi come regista. Questo tema della violenza invisibile, che poi, di cui ti occuperai poi durante il convegno attraverso una selezione di film, ecco, ci vuoi dire in che modo, come hai scelto i film che ci farei vedere domani e qual è il filo che li unisce? Allora sì, grazie intanto dell'invito a Left, che insomma è uno dei pochi giornali, forse l'unico in Italia, che su queste battaglie è in prima linea da sempre, sia dal punto di vista proprio giornalistico che teorico. E, allora, l'incontro di domani e il perché del cinema. Il tuo articolo su Left. E il mio articolo su Left. Devo dire che il cinema può raccontare molto, che può servire magari anche agli scienziati della mente, agli psichiatri, come dire, come strumento di indagine, e quei film che abbiamo selezionato e quelli che non abbiamo potuto selezionare possono essere un materiale di ricerca anche per loro, secondo noi, molto molto interessante e molto significativo. Abbiamo anche cercato di capire storicamente, perché anche il cinema lo può raccontare e lo racconta magnificamente, che cosa succede anche in questo, che cosa è successo nel XX secolo, ma soprattutto nel secondo dopoguerra. Noi ci siamo soffermati lì nel momento in cui, dopo un minimo di acquisizione dei diritti civili, il diritto di voto delle donne in Italia, soprattutto negli anni 50 assistiamo
alla rappresentazione di un'immagine femminile di donna completamente diversa, che forse non abbiamo storicamente mai visto. Il cinema, forse lo strumento, più della letteratura, forse più del teatro, che indaga, che ricerca, che rappresenta questa immagine, questa emergenza di una nuova, di una idea di donna e anche proprio di qualcosa che può raccontare il rapporto fra uomini e donne, che sta mutando, che sta cambiando, che si sta trasformando. Ovviamente il cinema è tante cose, gli autori sono tanti, c'è il cinema mainstream che racconta la normalità, e poi ci sono quegli autori che invece cercano di andare oltre, di indagare e anche di raccontare qualcosa che appunto è meno manifesto. E per cui abbiamo certo pensato che Antonioni, ma Bergman, ma Rossellini, ma Buñuel, questi autori, e Dreyer, raccontano forse meglio di chiunque altro quello che sta avvenendo. E quindi contemporaneamente, mentre si assiste a una, come dire, a una nuova possibilità che le donne hanno di uscire da quelle gabbie, da quei conventi, da quella dimensione di anche di violenza manifesta e non, che ha caratterizzato secoli di rapporti e di dominazione nei confronti della donna, contemporaneamente assistiamo che qualcosa appunto che non è tutto e solo amore. E chi riesce a toccare le leve, chi riesce a toccare più a fondo questa dimensione di non solo di odio, non solo di rabbia, ma forse quello che emerge profondamente è questa freddezza, questa inaffettività, questa assenza nel rapporto tra uomini e donne, è forse proprio Michelangelo Antonioni. In quei film, tra l'avventura, la notte e l'eclisse, non si smetterà mai di indagare quello che lui intuisce, quello che lui rappresenta, quella che rappresenta lì. L'immagine emblematica è la protagonista dell'avventura che a un certo punto sparisce, di cui non si sa più niente. Ancora ci interroghiamo che cosa ha fatto, che fine ha fatto Anna, come l'appuntamento mancato alla fine dell'eclisse. Quello è un appuntamento fra uomini e donne, all'appuntamento della storia in cui Antonioni genialmente racconta che qualcosa non va. Poi arriveranno gli anni 60, arriverà il boom economico e questo si metterà sotto traccia. Arriverà il 68, arriveranno gli anni 70, però quello, forse la grandezza di quel cinema lì degli anni 50 e anche l'emergenza di tante e diverse idee di donna e immagini di donna, forse non lo troviamo né nel 68, non lo troviamo negli anni 60, non lo troviamo negli anni 80, e quindi ci dobbiamo interrogare perché lì c'era una possibilità che poi è sfumata, e questa è una cosa interessante. L'altra cosa che volevo dire è: quali sono i tipi di uomini generalmente che il cinema meglio racconta? Allora c'è, come dire, quello, come dire, affettato, pieno di premure, che circuisce la donna e che poi, da vile torturatore, quale poi si manifesta essere la violenta, la stupra, la uccide. E poi c'è il tipo ben, e questo potrebbe essere, come dire, quello che ben racconta Buñuel in Elle. E poi c'è il tipo invece, il narcisista freddo, distaccato, anaffettivo, che è magistralmente raccontato in Cuore d'inverno di Sauté, che è un film degli anni 90. Quindi abbiamo cercato di selezionare alcuni film, alcuni degli anni 50, alcuni degli anni 70, alcuni degli anni 90, qualcuno degli anni 2000. Penso soprattutto a Ti do i miei occhi, un film splendido di una donna, appunto di Isair Boyain, scusate il mio spagnolo, che racconta veramente una, forse un rapporto più sadomaso, nel senso più sadico, più violento, ma in cui si riesce a vedere che la donna, appunto, che spesso va in conflitto in questo genere di rapporti, in cui è difficile poi riuscire a separarsi, e invece lì magistralmente, forse perché anche una donna la regista, vede una via d'uscita proprio nel rifiuto sistematico un uomo così, così violento. L'ultima cosa che vorrei dire è forse questa: un po' la cultura, insomma, millenaria rispetto alle donne ci ha raccontato di una negazione, di un annullamento costante proprio dell'identità, dell'immagine, della sessualità femminile. Quindi che cosa emerge, nel senso, che cosa fa scattare appunto questa violenza in questi uomini? Quali sono gli uomini che scattano di fronte a questa violenza? Dico questo, ovviamente è una domanda che faccio agli psichiatri,
per dire che a volte sono casi individuali, a volte sono casi sociali e storici, cioè nei confronti. Che cosa fa emergere questa reazione, questa violenza nei confronti delle donne? Quindi quando viene meno questa negazione, quando viene meno questo annullamento, che l'uomo si scatena? Quindi sono tante, e nel cinema tutto questo veramente lo si può vedere, lo si può leggere. Come si può leggere, le donne intuiscono spesso di essere rientrate in una dimensione di estrema violenza, e spesso mancano gli strumenti di conoscenza o quella reazione per dire no, per trovare dentro di loro un rifiuto radicale di fronte a questa schizoidia, violenza manifesta in mano. Ecco, allora per concludere tornerei appunto da Paolo per chiederti, noi non pensiamo anche forte insomma della moderna psichiatria, quella della lezione importante della teorizzazione di Massimo Fagioli, sappiamo che c'è quella distinzione fondamentale tra malattia e male, cioè non è un male sconosciuto, un male con la M maiuscola, ma purtroppo le persone si possono ammalare, quindi crediamo anche che non tutti gli uomini ovviamente sono, questo lo precisiamo, cioè non, gli uomini non sono stupratori, ci sono degli uomini però che si ammalano e che possono, e delle donne che possono arrivare a questa situazione qua. Allora, cosa fare per prevenire, posto che è enorme il problema e come diceva Massimo è un problema anche culturale, una storia millenaria che va cambiato, però che tu lavori molto anche con le scuole, quindi qualcosa si può fare. Sì, ora mi agganciavo a quello che diceva Massimo, pensavo che quest'anno il Nobel 2018, il Nobel per la pace, l'hanno dato a questa ragazza yazidi che è stata rapita e mortificata in tutte le maniere possibili dai musulmani dell'ISIS. E quindi è un problema che ritroviamo, come diceva giustamente lui, ritroviamo anche in gruppi di persone, come è successo, ahimè, durante la Seconda Guerra Mondiale. Però l'interessante del lavoro nelle scuole è che tutto questo va calato nella quotidianità, tutto questo va calato nella quotidianità di tutti noi, e ti accorgi andando per esempio nelle scuole che c'è una richiesta enorme di conoscenza. A titolo così semplicemente di per agganciarmi a questo discorso, ricordo che la preside di una scuola di Cisterna di Latina in quel di febbraio-marzo aveva provato, entrando in una classe, a parlare con i ragazzi della terza media per cercare di rendere più vivibile la situazione in quella classe dove una bambina era stata uccisa dal papà. E a un certo punto un ragazzino si alza, 13 anni, e gli dice: sì, va bene, ma tu ci devi dire perché lo ha fatto. E lei molto sinceramente nell'intervista su Repubblica dice: io mi sono sentita mortificata perché il mio ruolo sarebbe stato quello di rispondere a questa domanda, ma io nella mia formazione personale manco degli strumenti per poter rispondere a questo tipo di domanda. Se si va nelle scuole e si trovano i canali per comunicare con i ragazzi, per esempio quest'anno avendo portato un libro molto interessante che è il ritratto di uno stalker edito dall'Asino d'Oro nelle scuole, e avendolo letto con i ragazzi mi sono ritrovato fondamentalmente tre domande risposte da parte dei ragazzi. La prima era che veniva ben visto, ben compreso che stalker non si nasce ma si diventa, e questo nell'ambito della psichiatria, non dei ragazzi ma della psichiatria accademica, sarebbe un'acquisizione assolutamente rivoluzionaria. La seconda domanda che i ragazzi a cui ambirebbero trovare la risposta è quella: ma si deve stare insieme o ci si deve lasciare? Perché qualcuno si lascia e sta male,
qualcun altro resta insieme e sta male, per cui non si capisce, sembra che lasciarsi faccia o non lasciarsi faccia comunque male, quindi non si capisce bene come se ne possa uscire. E l'ultima, che forse la più complessa a cui rispondere, è: ma la gelosia è una cosa positiva o è una cosa negativa? Perché in qualche misura la gelosia da tutti noi è vista come la misura dell'affetto, cioè se non è gelosa per niente io mi comincerei a preoccupare, e quindi in qualche modo la gelosia ha questa accezione positiva, mentre però nel personaggio principale del libro la gelosia è una sorta di prigione nella quale lui vorrebbe chiudere anche la sua compagna di avventura, e quindi lì è evidentemente ha un aspetto negativo. Però dove tracciare il confine tra gelosia positiva e gelosia patologica? Io credo che questa loro domanda giustifichi tutto il convegno di venerdì, nel senso che non abbiamo le conclusioni, non abbiamo sempre la risposta a queste domande. La psichiatria è medicina, non è matematica, quindi c'è sempre un margine di incertezza che accompagna l'attività del medico, sempre, però questo giustifica il prosieguo della ricerca, l'approfondimento della ricerca. Noi dobbiamo andare avanti. Prima del femminicidio c'è una lunga traiettoria, e noi il naso, gli occhi, le mani in questa traiettoria ce le dobbiamo e vogliamo mettere, perché è l'unico modo per sperare di non arrivare a questi esiti assolutamente disastrosi. Benissimo, grazie ai nostri ascoltatori e grazie ai nostri ospiti, e ci vediamo tutti al convegno al Palladium venerdì 9. Allora, prima di salutarvi, insomma, vi ricordiamo anche, oltre al convegno di venerdì contro la violenza sulle donne, anche gli altri appuntamenti importanti di questo weekend. Sabato mattina le più di 50 piazze appunto contro il DDL Pillon, di cui parliamo ampiamente nello sfoglio, e poi il pomeriggio per chi è a Roma il corteo Indivisibili contro il governo e contro il decreto Salvini, ecco, a cui Left aderisce come testata e parteciperà appunto alla manifestazione. E ci sarà anche Mimmo Lucano, a cui Stefano Gallini ha dedicato un'importante intervista all'interno dello sfoglio, insomma, che vi invitiamo a leggere, a consultare. E quindi con i nostri lettori ci vediamo alle 14, diamo appuntamento in Piazza della Repubblica a Roma per partecipare alla manifestazione.